Buongiorno a tutti, sono Marco Gius e faccio l'insegnante. In questi giorni particolari per la scuola italiana, dove le lezioni si svolgono da casa, gli insegnanti stanno a casa loro o stanno a scuola, voi siete a casa vostra, voglio condividere con voi qualche riflessione, qualche suggerimento, qualche idea per capire meglio come funziona questo sistema e per imparare a sfruttarlo al meglio. Nel nostro interesse, dico come comunità scolastica, ma soprattutto nel vostro interesse, come persone, come studenti, come ragazzi che vogliono approfittare anche di questa occasione del tutto nuova e inaspettata per capire come funziona questo metodo, che tra il resto è un metodo che poi userete all'università, che poi userete nel mondo del lavoro e che userete soprattutto finiti gli studi per continuare a aggiornarvi nella vostra vita. Perché come vediamo in questi giorni, il mondo continua a cambiare e noi ci dobbiamo adattare per capire quel che succede, per sfruttare al meglio le occasioni che ci sono e per capire anche come ci dovremo muovere molto probabilmente in futuro. Veniamo al dunque. Il metodo di insegnamento a distanza, questo sistema, possiamo dividerlo in due grandi momenti o con secondo diciamo due grandi metodologie. Da un lato abbiamo la cosiddetta lezione capovolta, è il sistema nel quale lo studente che impara vede un video, guarda dei materiali, si informa in rete secondo le indicazioni che prende dal professore o le sue ricerche personali, analizza e studia il problema per conto suo. I video sono un classico esempio di questo nuovo modo di apprendere. Poi successivamente, quando ci siamo fatti la nostra idea, abbiamo capito i problemi che stiamo affrontando, si va in classe, in presenza, e con il professore che ci guida e con i nostri compagni che partecipano anch'essi alla discussione, approfondiamo, chiediamo spiegazione di quello che non abbiamo capito e andiamo ad approfondire quindi il problema partendo da qualcosa che abbiamo già imparato in rete per conto nostro, l'insegnamento capovolto. E questo è il primo dei due grandi sistemi. Secondo sistema di lavorare, di imparare online. Noi riceviamo dal professore, dalla scuola, dal sistema formativo, materiali, video, tutto quello che ci può servire per comprendere un determinato argomento. Ma non andiamo poi a discuterlo in presenza a scuola, ma riceviamo interattivamente dal professore, dalla scuola, dei compiti da svolgere, delle domande da rispondere, dei questionari, alle volte anche in chat delle domande dirette e rispondiamo agli impulsi che la rete ci ha dato. E questo è il cosiddetto insegnamento interattivo. L'informazione non viene da una televisione o da un video al quale non puoi rispondere, ma viene da qualcuno che ti dice qualcosa e tu in rete rispondi direttamente. È interattivo e ha due vie. Quindi, diciamo così, nei prossimi giorni, in questi giorni, noi da casa avremo da un lato il professore che ci dà dei materiali sui quali noi lavoriamo e poi quando torniamo a scuola approfondiremo, subiremo le verifiche, avremo tutta una serie di possibilità di ridiscuterlo, di porre le domande. L'altro metodo che utilizzeremo in questi giorni sarà quello di ricevere invece delle domande e dobbiamo rispondere subito online, un test interattivo. Quale di queste due modalità funziona meglio? Beh, entrambe, diciamo, convivono. Mentre da un lato abbiamo la scuola che ci dà la possibilità di ridiscutere i materiali che abbiamo imparato con la lezione capovolta, dall'altro con la lezione interattiva il professore ci chiede subito delle risposte e noi potremo essere anche verificati da casa. Come funzionano poi le cose dal punto di vista pratico? Diciamo, l'anno scolastico sarà
in qualche maniera finito in parte anche attraverso questo sistema. Quindi noi riceveremo una valutazione non solo su ciò che presenteremo al professore, ma anche su come siamo stati capaci di utilizzare questi nuovi sistemi. Quindi la mia raccomandazione, le mie due raccomandazioni principali sono le seguenti. Prima di tutto, sappiate che non è una cosa che vi fa perdere del tempo, non è una parentesi nel vostro processo formativo. L'insegnamento a distanza, l'insegnamento online, l'apprendere dalla rete è una cosa che fa già parte della nostra società da diversi anni e che in questa occasione noi possiamo davvero praticare e obbligatoriamente mettere in pratica. Voi e i vostri professori, anche i vostri professori stanno imparando. Quindi perdonateli se alle volte le piattaforme non funzionano, se vi danno troppi compiti perché ancora non hanno capito quanto loro sono importanti e quindi non vi possono caricare di compiti senza la possibilità che voi riceviate delle spiegazioni di persona e ne parlate con i vostri compagni. Quindi anche la scuola sta in qualche momento, in questo momento, imparando e andando avanti per capire meglio come sfruttare queste cose. Ma ripeto, è qualcosa che non è eccezionale, che non è una perdita di tempo, ma è un modo per stare nel futuro. E cosa tanto più importante, è qualcosa che vi servirà un domani. E tutti quelli che nel momento del cambiamento avranno saputo capirlo e approfittarne, riusciranno in un futuro ad essere più bravi in un mondo che necessariamente già stava cambiando. E sta cambiando ancora più in fretta a causa di questo maledetto coronavirus che ci è capitato sopra la testa in maniera del tutto inaspettata. Quindi state tranquilli, sappiate che quello che fate tutti i giorni a casa oggi è già parte del vostro futuro, cercate di farlo bene, non prendetelo sotto gamba perché è molto importante il sistema nel mondo di oggi e del futuro. E ovviamente è inutile dirlo in questi giorni, ve l'hanno detto in tanti e in tante occasioni, state accorti, rispettate tutte quelle questioni che vi pongono i vostri genitori, la scuola, le autorità pubbliche, che in qualche maniera limitano indubbiamente la nostra libertà, la libertà di tutti, che è il bene più prezioso che abbiamo. Ma siamo anche, come dire, responsabili verso gli altri, se anche la nostra libertà minimamente può mettere a rischio la libertà degli altri, è meglio stare accorti. Quindi stiamo attenti, rispettate, lavatevi le mani, state a casa nelle ore in cui è meglio non uscire, non affollatevi, non ammassatevi, non organizzate riunioni per conto vostro tra troppe persone, mantenete le distanze. E quando arrivate a casa, prendete prima di tutto il vostro cellulare, che è pieno di innumerevoli sostanze, microbi, virus, agenti nocivi. È sporco il vostro cellulare, lo toccate sempre con le mani, quindi prima di tutto lavate il cellulare, poi lavatevi le mani. A questo punto potete tornare a toccare un cellulare pulito, potete mettervi il cellulare a toccare la fronte, il volto e quindi siete sicuri di aver anche igienizzato un qualcosa che è pericolosa di per sé in quanto sporca. E queste abitudini tenetele anche quando tutto ciò sarà finito, quando torneremo alla vita, diciamo, di tutti i giorni senza questa preoccupazione. Quando arriverà il vaccino, quando tornerà tutto tranquillo, voi continuate a studiare online, continuate a usare la rete in maniera intelligente per formarvi e poi potrete in quell'occasione finalmente ridiscuterne con i vostri genitori. Un'ultima parola. Per tutti quelli che sono qui, se mi state ascoltando, è perché state cercando qualche video su TV Scuola. Bene, ora l'avete capito, TV Scuola è un sito che è nato oltre 10 anni fa in una mia esperienza all'Istituto Tecnico Russell Newton qui di Firenze
E quello è un classico esempio di insegnamento capovolto. Le lezioni che io ho messo in linea sono le lezioni del biennio di diritto e di economia per gli istituti superiori della scuola italiana, ci sono tutte, si possono fare, potete guardare tutta la parte di diritto che vi serve per, diciamo, quella, la parte di, chiamiamo, educazione alla cittadinanza, che ancora, nonostante siano passati 10 anni, la nostra Costituzione sia in corso di cambiamento, è ancora assolutamente attuale, tranne forse nella parte che riguarda il numero dei parlamentari, perché voi sapete che è in corso una riduzione del numero dei nostri rappresentanti e stiamo attendendo i tempi del referendum che dovrà confermarla. Per la parte di economia, invece, assolutamente io penso che oggi sia ancora valida, anzi, quando fu pensata 10 anni fa, fu pensata come essenzialmente basata sulla storia dell'economia intesa come storia dell'energia, cioè rivedere un po' il percorso delle attività economiche dell'uomo, dando maggior valore all'utilizzo delle energie, proprio in vista del tema di oggi della sostenibilità dei nostri sistemi economici. Quindi spero di potervi aiutare anche in questo modo, e vi saluto e vi ringrazio dell'attenzione. Buon lavoro a tutti e state tranquilli e sani. Ciao!